Ok ragazzi, oggi vi parlerò dell'intuitive eating, che cos'è e come andarlo a utilizzare, o meglio, come io personalmente lo utilizzo e contestualizzo. Ok, allora, sostanzialmente l'intuitive eating è un approccio alimentare che prevede di rimuovere un po' di paletti dalla nostra alimentazione. Generalmente si tratta di mangiare in maniera, tra virgolette, intuitiva. Quindi so generalmente quelli che sono i miei macros, so generalmente quelle che sono le mie fonti, quindi non vado a mangiare fonti sporche o crocchette Nutella, però cerco di regolarmi, se vogliamo, ad occhio. Quindi so che devo mangiare un tot, mi regolo ad occhio, mi regolo in maniera intuitiva, anche magari ascoltando quelle che sono le esigenze del mio corpo. Ecco, quindi è un approccio molto vago, non c'è una strategia esattamente che prescrive come utilizzarlo, però quello che posso fare è condividere come lo utilizzo io, ma soprattutto come lo contestualizzo, sia in che periodo scelgo di utilizzare questo intuitive eating. Ma prima di vederlo, cerchiamo di capire quelli che sono i benefici. Ora dunque, sostanzialmente il beneficio è di carattere prettamente psicologico e mentale, nel senso che vado a inserire all'interno del mio macrociclo di allenamento, comunque in determinati periodi di tempo, una fase in cui sto un po' più tranquillo, non traccio tutti i macronutrienti, non sono troppo ossessivo con l'alimentazione, non sono troppo preciso, se vogliamo, perché il termine ossessivo è veramente veramente brutto, però non sono troppo preciso con l'alimentazione, e quello che vado a fare semplicemente mi regolo in maniera un po' più intuitiva, quindi mi sbriglio un po', ok, se vogliamo, tolgo alcuni paletti in modo che sto un po' più rilassato, e da un punto di vista mentale è veramente veramente un sollievo, perché mi sento meglio e posso soprattutto concentrarmi un po' di più su quello che è l'allenamento. Ed è una cosa fondamentale di cui ho parlato anche nel video di dieta e allenamento che trovate linkato qua sopra. Ok, detto questo, cerchiamo di capire esattamente come vado a impostarlo, almeno io personalmente come mi piace fare. Allora, il primo punto di partenza è quello di impostare quelli che sono i miei macros. Sì, parto comunque, buono vuoi, dai miei macros di riferimento. Ora, visto che lo sto utilizzando in questo periodo, vi faccio un esempio concreto. In questo momento sto a 450 grammi di carboidrati, a 180 grammi di proteine più o meno e a 75-80 grammi di grassi. Quindi, come vedete, sono anche abbastanza flessibile già da un punto di vista concettuale. Comunque, presi questi macros, vado a impostare un piano alimentare anche su MyFitnessPal se vogliete, quindi più o meno li divido nei vari pasti della mia giornata, come si adattano meglio a me, e ho un'idea generale di quello che dovrei andare a mangiare utilizzando le solite fonti, insomma riso, pollo, olio, frutta secca e via discorrendo. Ora, detto questo, vado a impostare i miei margini di intuito o, se vogliamo, flessibilità. Allora, la prima cosa riguarda i carboidrati. Che cosa faccio con i carboidrati? Vado semplicemente a calcolarli al netto, ossia se io ho 100 grammi di riso da mangiare, possono essere 100 grammi di riso, possono essere 100 grammi di pasta, possono essere 120-130 grammi di pane, non lo so di preciso, so che il pane ha un po' meno carboidrati, quindi ne vado a mangiare un pochetto di più. Possono essere quinoa, farro, insomma quello che preferite. Io personalmente vario un po' le fonti, ma più o meno rimango in quest'orbita dei 100-150 grammi che mi spettano per pranzo o per il singolo pasto. Per quanto riguarda le proteine, invece, quello che faccio è divido l'input proteico nei vari pasti, so più o meno i grammi di proteine dei pasti, quindi possono essere 30, possono essere 40 grammi di proteine dirette. In questo caso scelgo la fonte che più mi aggrada e più o meno so quanto sono. Quindi per esempio vedo ad occhio più o meno quant'è 150 grammi di pollo o di carni rosse magre, più o meno vado a mettere uno scoop di whey se serve, lo yogurt greco, insomma ci sono i barattolini pesati, quindi anche qua cerco di essere abbastanza flessibile in base soprattutto a quello che mi va, quindi non è soltanto pollo, merluzzo, poi per carità io il pesce non lo mangio, ma vado a inserire tutta una gamma di carni più o meno magre, quindi cerco di stare più o meno sul 5% massimo il 10% di grassi, e la gamma di fonti ovviamente si allarga notevolmente. Non mi importa se un giorno mangio una carne al 10%, un giorno una al 5%, un giorno il petto di pollo, perché sono piccole variazioni che vanno sì a influenzare i macros settimanali, ma nella fase, e poi capiremo come l'ho contestualizzato, realmente non mi interessa. Per quanto riguarda i grassi invece sono abbastanza preciso, perché sono relativamente semplici da contare, quindi ho o olio oppure frutta secca, quindi burro d'arachidi, burro di pistacchi eccetera, e in questo caso io so che più o meno qualsiasi tipologia di frutta secca ha circa un 50% di grassi. Ovviamente non è così preciso, ma non voglio essere preciso, e quindi o utilizzo una certa quantità d'olio oppure il doppio in frutta secca. E qui si apre una piccola parentesi che molti di voi avranno già intuito o alla quale saranno andati a pensare, ma i macros indiretti, nel senso se vado a prendere il riso e lo sostituisco con la pasta o con l'avena, ovviamente ok, i carbo magari li posso più o meno parificare, però i grassi e le proteine di queste tre fonti sono totalmente diversi, quindi che fine fanno? E personalmente, per quanto riguarda il mio approccio di intuitive eating, non me ne può fregare di meno, nel senso che non vado assolutamente a considerare quelli che sono i macros indiretti. Di nuovo, ovviamente questo andrà a sballare totalmente i miei macros settimanali, ma
contestualizzato come voglio, non mi interessa, perché quello che voglio e quello su cui mi sto proiettando è un beneficio soprattutto di natura mentale, quindi non necessariamente fisico. Ok, quindi cerchiamo di trarre delle conclusioni su questo approccio di intuitive eating. Si tratta semplicemente di condividere quello che è la mia esperienza e il mio pormi nei confronti di questa strategia alimentare. Ora, come la contestualizzo? Io cerco di utilizzarla a iniziare dai periodi di scarico e in generale durante tutta la fase in cui sto in off season, quindi sostanzialmente quando sto in massa più o meno spinta. Come sapete, a me per quanto riguarda la massa piace alternare dei periodi di bulk un po' più spinto e dei periodi di mini cut o comunque di scarico alimentare in funzione di quello che è il mio protocollo di allenamento. Quindi quando vado ad alzare tanto le calorie ovviamente traccio, perché devo essere preciso, perché sto tra virgolette giocando con il fuoco, ma quando vado a scaricare sia in termini di allenamento che di alimentazione, quindi sto vicino alla norma calorica, allora vado ad utilizzare assolutamente l'intuitive eating, perché sto un po' più tranquillo e recupero da un punto di vista mentale dopo una fase di allenamento spinto. Comunque mi serve distaccarmi un pochetto e stare un po' più rilassato, quindi questo è come lo utilizzo io. Non mi interessa di nuovo essere troppo preciso, anche perché mi aggiro attorno alla norma calorica, quindi il fatto che uno o due giorni sto un po' più alto di calorie, uno o due giorni sto un po' più basso, realmente non mi interessa. So quando sono sazio, riesco a riappropriarmi del mangiare, della gioia del mangiare, insomma sono tutti fattori che sono importantissimi e che si perdono quando si è troppo strict con l'alimentazione. Quindi, per rispondere alle domande che vi stanno sicuramente balenando in testa, allora non è un approccio preciso? Assolutamente no. È un approccio benefico da un punto di vista prettamente fisico? Anche qua no, il mio beneficio è di natura mentale, quindi se non ho controllo dell'alimentazione non posso pretendere di avere il massimo e sfruttare il massimo da un punto di vista fisico, però di nuovo il mio beneficio lo ritrovo da un'altra parte. Questo non vuol dire che non avrete risultati da un punto di vista fisico, sia chiaro, anche perché in realtà lo scopo dell'intuitive eating è proprio di portare a un grande beneficio fisico, ma passando dal punto di vista prettamente mentale, nel senso sto in un periodo in cui risulta troppo pesante per me andare a tracciare tutto, ho bisogno di rilassarmi un attimo. E soprattutto dopo una fase in cui ho raggiunto l'overreaching, la cortisolemia è tendenzialmente alta, quindi tutto quel che posso fare per tentare di abbassare lo stress, di riappropriarmi della mia intimità con l'allenamento, è qualcosa che mi porta conseguentemente un grande beneficio da un punto di vista fisico. Ora vi do la mia personale opinione, quello che riscontriamo sui nostri atleti: lasciare un po' più a briglia sciolta durante questa fase di recupero d'inizio del mesociclo e tutte le fasi in cui risulta troppo pesante tracciare macros porta dei benefici fisici molto molto interessanti, perché vedi che la persona inizia a sovracompensare, da che il muscolo risulta un po' più flat, un po' più morto, si ritrova una certa pienezza, e può sembrare una cosa stupida, però veramente deriva dal fatto che la persona si rilassa e si dedica totalmente all'allenamento, ritrova la gioia di allenarsi. In questo l'intuitive eating, tradotto poi da ognuno come lo percepisce, come vuole viverlo, ha un grandissimo, grandissimo beneficio. Detto questo, io vi invito a commentare qua sotto se qualcuno di voi lo utilizza e soprattutto se lo utilizzate in maniera diversa, perché di nuovo questa è la mia esperienza, questo è il mio approccio per quanto riguarda l'intuitive eating. Quindi detto questo, commentate qua sotto, ricordatevi di iscrivervi al nostro canale YouTube, ma soprattutto a Instagram, sul quale siamo particolarmente attivi, e ci vediamo al prossimo video.